Io credo che i numeri aumenteranno, ma la cosa importante è farsi trovare pronti. Quindi noi lavoriamo come se dovessero arrivare numeri elevati. Potrebbero essere 7-8 milioni i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, numeri importanti, ma la macchina dell'accoglienza italiana è pronta, così come ha sempre dimostrato in occasione delle prove più complesse. Il punto della situazione lo ha tratteggiato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, oggi a Potenza per l'inaugurazione della sezione lucana della DIA e per la firma del protocollo per il numero unico di emergenza. Stiamo portando avanti un'idea di un maggiore impegno dell'Unione Europea, ha dichiarato la ministra. Non possiamo far mancare il nostro aiuto a una popolazione in grande sofferenza. E la coesione mostrata dai 27 paesi dell'UE per il varo della direttiva per la protezione temporanea dei profughi potrebbe aprire nuovi scenari nel campo dell'accoglienza. Averlo ottenuto all'unanimità anche da parte di quei paesi che di solito sono un po' restii, e parlo dei paesi Visegrad, devo dire che è un passo avanti, sperando che sia una linea che oggi è concentrata, su quella che è l'emergenza in atto e che poi possa estendersi anche al Mediterraneo.